eccoci con Manlio Castagna, scrittore, sceneggiatore, che altro? Ah, per un po' regista, portatore del mio cane in giro, questa roba qui. Ma senti, tu fai un genere molto particolare, perché fai l'horror per ragazzi. Sì. Può coesistere la cosa, secondo te? No, non solo può, ma deve coesistere, no? Tra l'altro quello che trovo affascinante è che la paura sia un modo attraverso il quale i ragazzi conoscono loro stessi. La paura è un modo attraverso il quale noi, esseri umani, e quindi anche i ragazzi, hanno di confrontarsi con la parte più nascosta, quella che abbiamo più difficoltà a tirar fuori. Non è un caso che quando vado anche nelle scuole, ci vado abbastanza spesso ormai, ciò che interessa davvero ai ragazzi o ai giovani lettori è conoscere il dato più oscuro, il dato più ombroso delle storie. Si divertono, li vedi gasati, con gli occhi frementi di voglia di conoscere. Quando appunto si parla di zone dark, di zone più oscure delle storie. Questo perché la paura da sempre è ci affascina e ci dà repulsione allo stesso tempo. Alla fine noi esseri umani siamo spinti da due poli fondamentali, che sono paura e desiderio. E molte volte i due poli si avvicinano talmente tanto che è difficile capire dove finisce uno e dove comincia l'altro. Noi abbiamo il desiderio di spaventarci talvolta. E questo fa sì che i film horror diventino poi campioni di incassi al cinema, per dire, o siano i libri più letti dai ragazzi. Penso a Stephen King, per dirne uno, e così via. Ma visto che possiamo dire che c'è una sovrabbondanza nel genere, dai zombie, spettri, mostri, possessioni e quant'altro, ma il pubblico si spaventa ancora? Il pubblico si spaventa ancora, sì, perché finché esisterà un sussurro nell'ombra o una tenda che si muove, tu non sai cosa quella tenda nasconde. Finché esisterà tutto questo, esisterà per sempre, lo spavento ci sarà. Non c'è più lo spavento per lo zombie o per lo spettro che esce dalla cantina, forse neanche per il serial killer. Cioè, nel corso del tempo è cambiato il modo in cui noi ci spaventiamo, però rimangono degli archetipi del terrore. Un archetipo del terrore è l'ignoto, ciò che non conosciamo, ed è per questo che finché esisterà l'essere umano ci sarà la paura del buio, ci sarà la paura cioè di quella zona, di quell'area della nostra vita in cui non riusciamo a vedere bene, in cui non riusciamo a capire bene cosa si nasconde, e quindi l'horror resisterà per sempre. Tu diciamo che nei tuoi romanzi cerchi di mettere un po' questo. Sì. Sì, cerco di... io adoro l'idea che una parola scritta che una storia crei una reazione nel lettore o nello spettatore. E non c'è reazione più bella che quella fisica. Quindi, certo, mi piacerebbe anche vedere vomitare, perché no, un mio lettore. L'importante è che ci sia una reazione fisica. E la paura in assoluto, lo spavento, è la reazione più immediata, è quella più corporale, il brivido, il senso di mancanza d'aria, il mettersi la mano davanti agli occhi. Tutta questa roba qui, per quanto tu possa scrivere, non la riuscirai mai ad ottenere se non attraverso il brivido della paura. Quindi sì, mi piace moltissimo questo elemento qui. Però mi piace anche la risata. Infatti nei miei romanzi c'è l'elemento di spavento, ma c'è anche l'elemento più puramente sdrammatizzante. Perché anche lì c'è la reazione fisica, quindi la risata e così. Romanzo che però adesso finalmente oserei dire, perché è giusto che anche le produzioni italiane approdino su queste piattaforme, avremo una tua opera, una trasposizione di una tua opera su una piattaforma. Sì, sembra di sì, nel senso che è stata comprata addirittura quasi prima i diritti cinema e poi è passata a Mondadori Pietrademone. Però sì, Ivan Cotroneo ha preso i diritti di Pietrademone ormai già 2 anni fa ed è già in fase di elaborazione. Ora siamo in quella fase molto delicata che si chiama sviluppo, e cioè quel momento in cui quello che tu hai scritto diventa un'altra cosa. Diventa cioè un altro formato, ed è sì, ed è ragione quello che dice, cioè le piattaforme stanno rimestando un po' le storie italiane e finalmente c'è spazio anche per i generi, tra questo quello horror o il fantasy, il fantastico, sono generi che cominciano ad essere esplorati, non a caso tra l'altro, grazie a Game of Thrones, Stranger Things, questo genere è diventato di tale largo consumo
che sembra arriveranno decine di storie fantasy nei prossimi anni su Prime, Netflix, Disney e così via. Ma diciamo che sta anche un po' rivivendo, comunque ritornando a gran forza, l'horror e il fantasy italiano, che negli anni 80 era un grande classico, esatto. 70-80 era un grande classico, poi si è andato a perdere un po'. Verissimo, verissimo. Un genere che era stato esplorato alla grande da Dario Argento, lo stesso Pupi Avati, che adesso è tornato con Il Signor Diavolo, Michele Soavi, che è anche un mio grande amico tra l'altro, e che sta ragionando proprio sul come riportare l'horror di un certo tipo al cinema, l'horror italiano, quello che ha un appeal internazionale, però ha una vocazione italiana, quindi senza scimmiottare gli americani, perché se tu scimmiotti loro ne esci con le ossa rotte, perché non hai quel budget. Quindi avere un appeal internazionale, trattenendo e esplorando un sapore tipicamente italiano. Adesso su cosa stai lavorando, oltre che sullo sviluppo della serie? Sì, sto lavorando, vabbè, Petrodemone 3 è finito, uscirà ad ottobre, e là finisce la saga, e da gennaio in poi usciranno diversi libri che hanno questa caratteristica, sono delle storie un po' più adulte rispetto a Petrodemone, un po' più dark anche, e in qualche modo esplorano quello che per me rappresenta una nuova frontiera, e cioè raccontare l'avventura, l'orrore, l'azione fantastica attraverso delle storie realmente accadute, un po' quello che ha fatto Dan Simmons con The Terror, non so se è abbastanza conosciuto in Italia, ma spero e credo di sì, perché è una serie TV meravigliosa su Amazon Prime, che racconta attraverso una storia davvero esistita, cioè così di due velieri, l'Erebus e il The Terror, persi nei ghiacci dell'Artico dell'Ottocento, quindi attraverso una storia vera, una declinazione fantastica e orrorifica, e diventa un racconto meraviglioso. Ecco, questa è la nuova frontiera che mi piace raccontare adesso.